E riprendiamo la linea da Ascoli. Salutiamo anche Corinna. Adesso siamo qui ad Alba Adriatica, nella splendida Villa Gattopardo. E qui con noi sono coloro che ci faranno divertire, che apriranno le danze, come Nico di Vocalist. Buonasera, buonasera, sempre impegnati, molto molto impegnati. Emanuele, dove vai? Ti ho incastrato, eccolo qui. Emanuele, no, scappo. No, Emanuele, allora, Emanuele, detto Lupil. No, Emanuele Capannelli. Capannelli, lui mi ha detto Lupil, voleva farmi uno scherzo. Lupil. Lui. Ah, Lupil. No, va bene. Emanuele! Buonasera. Come sarà la serata? Che cosa ci farai ascoltare? Beh, spero un po' di musica. Avevamo pensato una mazurka iniziale per finire con una polca, poi. Però dopo lui è il nostro art director della console. Ovviamente stanno scherzando, stanno scherzando. Nico, parla seriamente perché ho capito che lui è poco serio. Facciamo i seri allora. Facciamo i seri. Ripartiamo, siamo a Villa Gattopardo, ci sarà tanta bella gente, tanta musica con Nico Battistelli. Questa notte, buonasera a tutti, benvenuti, anzi, sintonizzati tutti su Radio Renove, siamo in diretta da Villa Gattopardo di Alba Adriatica. Questa notte sarà la notte Flower Power, la notte tutta rose e fiori. Sono precisa quindi. Tutta colorata, io mi sono fatta più bionda. Abbiamo un'animazione questa notte top. Perché? Cosa ci sarà? Cosa ci sarà? Ci sarà un'animazione a tema Flower Power. Io ho visto un sacco di belle ragazze con i fiori. Ma noi, da noi sono tutte belle. Che ci sta a fare qua, scusa Anche tu sei bella. Grazie. No, un bacio in diretta. Quanto è bravo. Tu fai le interviste solo per i baci in diretta. Emanuele, a parte la marzucca e la cosa, che cosa... Vabbè, il format musicale è quello sempre hip hop. Come mi piace il format musicale, quanto è precisino, vai, continua. Cerchiamo di dare dei nomi a delle cose, altrimenti... Vabbè, comunque sia, il format musicale è quello classico, un'apertura hip hop R&B, con tutte le sonorità reggaeton del momento, per poi andare su una parte più club, più danzante, per poi con tutta la parte, diciamo, più house, che fa parte proprio del discorso club, discoteca. Quanto è bravo! Volevo un attimino aggiungere che questa sera abbiamo dato il soprannome a Emanuele Capannelli, perché da oggi Emanuele Capannelli si chiamerà il professore. È bello, ci piace. Sa tutto, tecnicamente, artisticamente, lui sa tutto, lui è professore. Lui le sa tutte e vorrei intervistare anche... Lo intervistiamo dopo, perché dopo ci bruciamo tutte le... Possiamo? Ci dai 5 minuti? Allora, innanzitutto presentati, un altro DJ di Villa Gattopardo, è anche molto cool. Sì, buonasera, sono Luca Dab. Luca Dab cool. Luca Dab molto cool. Non ti sto prendendo per il cool, giuro. No. Sì, siamo qui in questa bellissima location insieme allo staff di Franceschiello. Spendi due parole con le persone che adesso ci stanno ascoltando in radio. Perché dovrebbero venire qui questa sera? Una location comunque rinnovata, un bellissimo posto, uno dei posti più cool di tutta la Riviera Adriatica, ecco. E perché non venire, no? Perché ci siamo noi, ci divertiamo, c'è Nico, poi c'è questa bellissima villa. E poi c'è anche Luca Dab con noi in console. No, Emanuele mi ha detto che ci sta anche tanto Pilo. Eh? È vero? Pilo. Emanuele, tanto. Lupino! E ragazzi, venite qui questa sera perché c'è tanto Pilo per tutti, vero? Sì, proprio guarda, adesso sto vedendo, diciamo che il locale si sta riempiendo pian pianino. Partiamo bene. Venire per credere. Un bacio, Radio Renove. Credere per venire. Credere per... Vabbè, lasciamo stare. Un bacio. E riprendiamo la linea da Ascoli. Adesso siamo qui ad Alba Adriatica, nella bellissima Villa Gattopardo. Ed è iniziata la festa. Flower Power e Nico che passa. È qui con noi proprio l'emblema del flower e del power. Guardate che donna! È uno spettacolo. È uno spettacolo, è mia zia. È tua zia, visto? È simpaticissima. Oh, yes. No, sei con noi, eh? Allora, come ti chiami? Marianna. E invece lei è Antonella. Ma che flower che siete, due flower. Comunque, complimenti perché hai fatto la prepista, sei un'ottima ballerina. Com'è questa donna?
Io vabbè, si è emozionata perché anche questa sera, in queste serate Flower Power, c'è la commozione. Sei perché unica! È unica! Antonella, unica. Perché sei unica? Perché lei è faccio così. Perché? Perché sculetti? Perché sculetto. Allora, ma perché secondo te serve sculettare con gli uomini? Certo. Guarda sì, in camera. Serve sculettare perché l'uomo va sempre un pochino conquistato ogni giorno. Ogni giorno bisogna conquistare l'uomo, il marito da 30 anni. E allora lo sculettamento, il fiore, il balletto. È sexy, quindi ragazzi, se volete conquistare un uomo con la festa Flower Power qui a Villa Gattopardo, dovete venire, sculettare, ballare e stare in compagnia della signora Antonella. E anche fare cose serie. E anche fare cose serie. Allora noi andiamo a cercare anche delle altre persone. Signora, no, tutte timide. Intanto io sai che faccio? Me ne vado a ballare con Antonella, perché questa bellissima serata Flower Power qui a Villa Gattopardo ci si diverte tantissimo. Vi aspetto, veniteci a trovare. Ciao, Maria e Radio R9. Buonasera a tutti da Radio R9, siamo sempre qui Alba Adriatica. Io sono Maria e qui con me ci sono due bellissime ragazze. Sì, perché la serata Villa Gattopardo è incominciata, c'è tantissima gente. Come ti chiami? Chiara. Chiara, da dove vieni? Teramo. Ti piace la serata? Tanto. È la prima volta che viene il Gattopardo? No, quasi sempre veniamo. Bisogna venire. Certo. Quindi convinci la gente che è a casa, dovete venire tutti i sabati perché c'è Chiara, che è una bellissima... Tutti i sabati è qui al Gattopardo. Bravissima Chiara, brava. Invece tu come ti chiami? Marianna. Marianna, con questo rossetto fluo, bella, 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 tutto questo outfit floreale. Ma come mai? Ma proprio sei in tema questa sera, sì, lo sapevi? Sì, sì, sì. E questa sera c'è la serata Flower Power. Che cosa fai di bello nella vita? Io studio, ecco, a Roma. Ah, cavolo, che studi? Si può economia. Sapere? Perché noi siamo curiosi, noi di Radio R9. Vogliamo sapere anche le persone che vengono qui al Villa Gattopardo. Quindi ragazzi, non solo belle ragazze, ma anche studiose. Ecco, e poi c'è Nico, che invece le cementa tutte. Belle o brutte, però queste volte è andato bene perché sono belle. Allora ragazzi, Villa Gattopardo, perché? Perché innanzitutto la location è spettacolare, si presta, e poi perché ci si diverte. Ci sono un sacco di bei ragazzi. Sì. Ma si cucca il Gattopardo? Vabbè. No. Non ci credo. No. È perché magari tu te la tiri. Forse. Sicuramente. Ecco, perché sei bellissima, ci sono un sacco di bei ragazzi. Fai la sostenuta. Ragazzi, bevi un altro drink e sciogliti. Sciogliti. Ci sciogliamo. Allora, c'è un ragazzo biondo che voleva dirci due cose. No, niente, è timido. Posso disturbare? Ragazzi, io rivengo tra pochissimo perché qua c'è la serata Flower Power, bisogna divertirsi. Quindi intanto io vi saluto con queste due splendide ragazze, che faccio anche una bella figura qui. Ragazzi, un bacione da Villa Gattopardo, Radio R9 live, vi aspettiamo. Non ve ne andate perché noi ritorniamo, Ciao! Buonasera, siamo sempre qui a Villa Gattopardo, in questa fantastica cornice di questa villa favolosa. E però, a parte esserci tanta gente, ci sono anche dei bravi barman, come il nostro Gianni, buonasera! Buonasera! Senti, ma qual è il cocktail che va di più questa sera? Stasera il mojito, quando fa caldo il mojito... Va per la maggiore! Ci fanno stancare, sì, tutto pestato. In questa serata Flower Power. Sì. Qualcosa di fiorato! Guarda le persone, tutte con la collana, figa la serata! Però Gianni, tu non l'hai messa la collana, adesso te la do io, no, te la pongo! Per più da donna, lasciamola! Ma non fa niente, io te la metto perché ti devo incoronare Flower Power di questa serata! Il più bello barman... Eccolo qui! Posso adesso Flower Power, posso iniziare a lavorare? No. Meglio, c'è qualche domanda, senti una cosa, ma com'è questa serata? Questa serata, vedi, stiamo partendo, serata top, come sempre. Come noi, siamo top. È normale, sì. Ma io veramente sono top. Guarda chi è arrivato, sembra il disturbatore, Paolini. Paolini, un bacio. Ormai, sai che faccio dopo? Gli do il microfono a lui, faccio fare interviste, così almeno mi toglio un'incombenza. E tu invece fai animazione. Sì, è perché io voglio andare a ballare. No, Nico, il numero uno, Nico. Sei un grande Nico. Senti, ma poi i prossimi appuntamenti? Tutti i sabati siamo al Gattopardo e il giovedì siamo alla Playa di Giulianova con un nuovo format basato sulla cena
con l'arrosticino. Sì, c'è uno spettacolo all'arrosticino e tutte le tappe degli Aperi Street. E quindi ragazzi, un'estate di lavoro, un'estate piena. Sì, sì, con Francesco si lavora. Quindi estate 2017, Franceschiello Eventi sempre. Un bacio da Maria Gianni qui. È la ragazza che non parla. Perché non parla? La ragazza perché non parla? È così bella questa ragazza. Come ti chiami? Ramona. Allora è vero che non è vero che non parli. Ce l'hai la voce? Sì, sì, ce l'ho. Come va la serata, Ramona? Bene, benissimo. Da quanto tempo lavori con Franceschiello Eventi? È un paio di mesi. Come ti trovi? Benissimo, benissimo. Il cocktail che va per la maggiore questa sera? È mojito. Allora come? Allora Gianni ha detto una cosa vera, perché pensavo che dicesse qualche cavolata. No, no, no. Allora stasera non ha detto cavolate, Gianni. Allora, come saluta qualcuno? Ma saluto tutti. Tutti, e venite al Gattopardo perché è un bellissimo posto, una bellissima location. Io mi allaccio alle belle parole. Quindi ragazzi, venite qui al Gattopardo, vi aspettiamo. Tanta bella gente, tanti buoni cocktail. E tanto divertimento e tanti fiori questa sera, eh? Ciao ciao! Maria, Radio R9. E riprendiamo la linea da Ascoli, siamo qui ad Alba Adriatica, a Villa Gattopardo, io sono Maria. E la pista ormai va in delirio, c'è tantissima gente, si diverte. Questa festa Flower Power è veramente cool. Ed è qui con noi uno dei ragazzi più cool della serata. Ciao, come ti chiami? Mirko. Mirko, ma la tua è una abbronzatura o sei un siriano venuto qui? No, è una abbronzatura. Sicuro? Anche perché la cadenza è tipicamente abruzzese. Sì, abruzzese. Da dove vieni? Da Lanciano. Da Lanciano? Sì. E sei venuto da Lanciano fino qua per, fino vedere, qua. Per vedere me? Per vedere il Gattopardo, veramente. Ecco il Gattopardo. Sì. Aspetta, mi fanno la foto un attimino. Allora, senti, ma ti piace questa serata? Sì. Veramente la prima volta che vengo in questo locale, molto accogliente, bello come locale. Ma poi è uno scenario bellissimo, hai visto quella villa? Sì, è davvero splendida. No, è tutto curato nei minimi dettagli. Ma poi ci sarà una bella sorpresa, vedrai. Che sorpresa ci sta? Non te lo posso anticipare. Comunque ho visto tanta bella gente, ma hai trovato già qualche ragazza da poter abbordare? No, nessuna ragazza. Sono ragazzi? No, neanche. Sono qua con amici per divertirmi e passare una bella serata. Io ve lo auguro. Sì, divertirvi. Sì. E voi che siete a casa oppure in macchina e non sapete che cosa fare, è semplice, venite qui ad Alba Adriatica, a Villa Gattopardo, della serata Flower Power, perché c'è da divertirsi. Poi ci sono io e c'è, come ti chiami? Mirko. C'è Mirko, che non è un bravo, ma è bravissimo. C'è Franceschiello Eventi. È il numero uno Franceschiello. Ma tu segui Franceschiello? Sì, seguo Franceschiello, sì. Quale altre serate hai fatto con lui? Aperti Street, a Teramo, Ascoli Piceno, prossimamente a Pescara. Ma mi sa che Franceschiello mo ti assume, perché hai detto tutte le sue date. Bravo, promosso a pieni voti. A pieni perché voti. Lui è uno che si sa divertire, specialmente con Franceschiello Eventi, tutti si sanno divertire, perché sì, è il divertimento assicurato. Sì, con Franceschiello sì. Un bacio da Maria, Radio R9 e Franceschiello Eventi, qui ciao. A Villa Gattopardo. Ciao. Ciao. Buonasera, abbiamo ripreso la linea qui al Gattopardo, dall'Alba Adriatica. E qui con noi un altro ospite di questa splendida serata. Sì, perché ci stiamo divertendo tantissimo, tanta gente, tanti drink, bella musica. E qui con noi Marco, vero? Marco da Roma, è arrivata l'estate al Gattopardo. Marco, ma ti stai divertendo? Certo, se no non c'è stavo. Senti, ma che cosa bevi? Long Island. Ah, però, di gusti raffinati. Sì, però ci ho bevuto pure prima, quindi questo è un unplane. La serata è bellissima, ci stanno tante belle ragazze e ci stiamo divertendo tutti. Peccato che dura sempre troppo poco. È vero, peccato che dura sempre troppo poco. Però a noi non ci interessa, sai perché? Sabato prossimo, sempre qui a Villa Gattopardo, c'è una serata fantastica. Chi c'è? C'è uno spettacolo con Matteo Boldi. Ma io sabato prossimo ci sto, quindi io sto. C'è cercato il nome perché io non sono brava con i nomi, Matteo Borghi, sì. E Molella, special guest. Quindi ragazzi. Io ci sto tutti i sabati. Quando vai a Roma, scusa?
E durante la settimana e il weekend salgo qua. Certo, perché il weekend tu vieni qua proprio per venire al Gattopardo. Sempre. E quindi diciamolo ai radioascoltatori, ma che fate a casa? Venite al Gattopardo, venite! È come se dice a Roma, venite al Gattopardo! Venite al Gattopardo! E vai, perché che Gagliardo! Eh? È il Gattopardo! È Gagliardo! Però io so che sono anche degli amici, salve, buonasera! Come ti chiami? Giordano. Ciao Marco! Giordano, che si dice? Tu aspetta, Io è Giorgio. Allora Giorgio, mettiti di qua perché poi non ce la faccio. Doppia intervista, come le ieri. Facciamo intervista doppia. Quanti anni? 24. E tu? 23. Allora fatti vedere dalla telecamera, perché dovete sapere che adesso siamo in diretta radiofonica, Radio R9. Però per potervi rivedere questo video è semplicissimo, basta mettere mi piace sulla pagina di Radio R9 e poi potete rivedervi. Possiamo rivederci? Sì, sì. Perfetto. Un sogno. Un sogno. È un sogno? Sì, ma noi abbiamo il tavolo, vuoi sapere come si chiama il tavolo? Ah, non ho capito, come si chiama il tuo tavolo? Il nostro tavolo si chiama così. Il pesce mangi? Il pesce mangi? Punto di domanda. Ah, e voi il pesce che... mangi? Ah, ho capito, e tu il pesce mangi? Noi sì, siamo andati a mangiare il pesce prima di venire qua. Fate bene ragazzi, fate bene, tu hai mangiato il pesce? Sempre. E mo la becca Cesi, andiamo a mangiare il pesce. Allora ragazzi, allora voi andate al ristorante a mangiare il pesce, poi venite qui a mangiare che cosa? L'alcol, la figalac. È bravo, e diciamola com'è. Ma lui è più fregno. È più fregno. È il più fregno d'Italia. Sì, perché c'ha l'occhio azzurro. Ragazzi, c'è il momento di spasiglio, È il momento di spasiglio. Come si balla? Ecco, non lo so, dimmi. Come tu. Non lo so. Allora così forse ancheggiando, pronto? Ancheggiando? Dai, pronti? Siete pronti? Dobbiamo dire anche il... Ragazzi, mi dispiace, io vi devo lasciare. Perché devi lasciare. Perché no, ai amici della radio, perché stiamo facendo il momento del spassito. E quindi io vi do un grande bacio perché devo ballare qui a Gattopardo. Ciao, sabato, Maria, Radio 9. Al prossimo live. Despacito. Despacito. Buonasera. Come va questa serata Flower Power? Non ho capito niente. Come va questa serata Flower Power al Gattopardo? Beh, abbastanza bene. Hai bevuto, hai cuccato? No, io sono... ancora no, sono... mi sto ambientando. Ambiente di bene, mi raccomando. Grazie mille, buona serata. Fai due salti in pista con la Flower.
Grazie mille. Come ti chiami? Mi chiamo Walter. Da dove vieni? Da Roseto. Allora, invitiamo tutti gli amici che ci stanno ascoltando ora da casa a venire qui a Pirata. Perché dove siamo collegati? Allora, siamo collegati a Radio R9 in diretta. Non mi dire. Sì. Posso salutare gli amici, i parenti? Puoi, puoi, fallo. Vabbè, allora un saluto a tutti. Però io un po' più convincente, sei troppo sterile. Un saluto a tutti. Allora, ragazzi, a tutti quelli... Ciao ragazzi e a tutti quelli che non ci sono. Senti, fai una dichiarazione d'amore. No, sì, la faccio alla mia ragazza Annalisa, che purtroppo stasera non è qui. Purtroppo, ma purtroppo. Tu l'hai messa a letto e sei venuto qui. Lo devo dire, è doveroso. Tu l'hai messa a letto e sei venuto qui a divertirti con i tuoi amici. Perché tu non mi assecondi quando dico queste cose? Non ti posso assecondare, perché non credo alle tue bugie. Stai dando del bugiardo. No, no, dai, si scherza, si ride. Andiamo a divertirci, però c'è un'altra persona qui. Buonasera, buonasera. Allora, guarda, mettiti qua. Come ti chiami? Davide. Davide, come va la serata? Bene, chi se la guarda? Sono un batter. Lui è top, è top. Lo vedi? Qui siamo in diretta con Radio R9 a livello internazionale, la conoscono tutti. Ed è fai un saluto, saluta. Salve, salve. Ciao ragazzi, noi andiamo a ballare Flower Power, perché qui è un delirio, tanto divertimento. E tanto divertimento qui a Villa Gattopardo. Un bacio da Maria e Radio R9 al prossimo anno. Buonasera, siamo sempre qui a Villa Gattopardo e qui come una splendida ragazza. Come ti chiami? Ambra. Ambra, ma come va questa serata Flower? Com'è? Ah, non lo so, siamo sbattuti qui. È timida, Ambra è timida, però io per darle coraggio chiamo l'amica. Dove è scappata l'amica? Come ti chiami? Luca. Luca, ma perché queste donne sono così timide? Questo è il mio compleanno. Allora, dobbiamo fare anche gli auguri a questa bellissima ragazza che Chiara, si chiama? Chiara. Che fa appena 26 anni, ma auguri, goditeli tutti. Che cosa hai fatto per il tuo compleanno questa sera? Ho fatto un dopo cena perché prima ho lavorato e niente, un po' di bevute. E adesso lo festeggiamo alla grande a Villa Gattopardo. Si spera. Con chi sei qui? Con un po' di amiche, con un po' di amiche. Vuoi salutare qualcuno di Radio R9? Sei in diretta? Qualche amico, qualche fidanzato, qualche... Sì, il mio ragazzo, Alex. Ma non ho capito, l'hai lasciato a casa, Alex? Sì, perché stasera siamo solo ragazze. Bene, ragazze, non fate troppi danni. Ma quanti ne avete cuccati? Nessuno. Bugia, bugia. Alex, non la mandare in giro da sola. Questa mia amica mi aveva salutato. Come ti chiami? Michela. Michela, come sta andando questa festa? Benissimo. Ma secondo me avete cuccato perché ci sono qui quei due qua dietro. Non so. Ma noi siamo fidanzate. Eh beh sì, ma è una apostrofo rosa. Come si chiama? Le cose delle corna. È un piccolo dettaglio ormai, no? Sì, dai, sì, ormai è un piccolo dettaglio nel 2017. Perché c'è un ragazzo qui che vorrebbe conoscerti. Allora, ditemi che cosa. Ragazze, grazie mille e tanti auguri. Però diamo la voce anche ai ragazzi. Perché il tavolo più bello di tutti. Però guarda la telecamera, perché è il tavolo più bello di tutti? Siamo tutti amici, stiamo a festeggiare il compleanno di un amico nostro. E perché siete venuti qui a Villa Gattopardo? Ci piace, l'amico nostro, pure lui compie gli anni, lui, quello là che sta parlando. Quanti anni compie e come si chiama il tuo amico? Giorgio De Rubeis. E compie? 24 a 20. Ma già di prima li ho intervistati. Lui è il numero uno. Papà. Non di più però. Questi ragazzi vogliono essere sempre intervistati. Intervista. Sì, serve. Come ti chiami? Marco. Marco, senti una cosa, da dove vieni? Da dove vieni? Dalba Adriatica. Sì, però aspetta un attimo una cosa. Quindi hai fatto due passi per venire qui? Chi? Hai fatto solo due passi per venire qui? Pago, abito qua dietro. Quindi diciamo che ti sei stufato. De che? Ti sei tuffato qui in Villa Gattopardo. Ovvio. Ma vale la pena venire qui? Certo, sempre. Vuoi fare un saluto? Però lì è la telecamera, non sono io.
Vuoi fare un saluto a tutti i radioascoltatori di Radio Renove? Dici ciao! Ma ne lo posso dare un bacetto pure! Però fai prima il saluto! Ciao! Ciao ragazzi di Radio Renove, qua mi danno anche i bacetti, ma non ci importa perché noi ci divertiamo! Qui sempre a Villa Gattopardo, un bacio! A fra pochi! Salve, buonasera a tutti, siamo sempre qui a Villa Gattopardo! È scoppiata ormai la Flower Power! Ciao Nicola, sono da te! Vado a intervistare però delle bellissime ragazze, sì, perché qui a Villa Gattopardo ci sta tanta patata, come ha detto un ragazzo, però vorrei intervistarvi questo popò di donna. Ciao tesoro, come ti chiami? Bianca. Bianca, siamo in diretta, sei altissima, mi fai sentire ancora più nana. Guardate che donne, fate un giro, ah, mamma mia ragazzi, ma come fa a stare a casa? Dovete venire qua solo per Bianca. Bianca, tutto a posto? Che si dice qui a Villa Gattopardo? Tutto bene, niente, mi diverto con le mie amiche. Senti, ma io so che fai la modella, è vero? Sì. Per una casa di fitness? Sì, per una casa di fitness lavoro a Milano con un'agenzia di modelle. Bravissima, 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 sono fiera di te, perché dovete sapere che Bianca è una mia amica, perché anche così bella, dice ogni tanto qualcuno deve avere pure qualche mia amica cessa, no? Mica le avere tutte le amiche belle. Ci vuoi presentare le tue amiche? Certo. Allora, andiamo a vedere altre modelle. Guarda, io mi siedo perché sono altissime. Come ti chiami? Roberta. Roberta con riccio o senza riccio? Sempre riccio. Allora, dovete sapere che siamo in diretta Radio R9. Allora, tutti quanti ci stanno ascoltando. Purtroppo non possono vedere quanto sei bella, Roberta. Meno male. No, per come meno male? Devono vedere quanto sei bella. E mi raccomando, ragazzi, se volete vedere la Roberta, dovete venire qui a Villa Gattopardo, perché vi prendete il sommesso di coscia. Bianca. Saluta qualcuno a casa, magari di quei miei amici che sono adesso in macchina, che stanno andando, che ne so, a mangiare un panino in discoteca. Dici, guarda ragazzi, vi saluto. Siamo in diretta, ci ascoltano in macchina, in radio. Boh, saluto. Chi può salutare? Federica, saluta Federica. Ah, Federica! Federica sta dormendo però. Mannaggia! Vabbè, però lo sai che cosa può fare Bianca? Ci può vedere domani, anche dopodomani, sulla pagina di Radio R9 questo video, perché non c'è solo audio, ma Radio R9 è anche video. Quindi mi raccomando ragazzi, cliccate la pagina di Radio R9 per vedere questo video, per vedere Bianca, perché purtroppo adesso la potete solo ascoltare, ma domani, dopodomani potete vedere anche Bianca sul video di Radio R9. Ma qua siamo pieni di amici, come ti chiami? Francesco. Francesco, come mai qui a Gattopardo? Sono il proprietario. Vabbè, non ci credo. Francesco, senti una cosa, dici qualcosa, com'è la serata? Bella, l'ho organizzata io. Ma davvero, io perché non conosco. No, questa è la serata Franceschina. Guarda, te lascio parla con responsabile. Vabbè. Comunque, ragazzi, un altro amico, ciao. Ciao, sì, veniamo da Perugia. Da Perugia? Che si dice a Perugia? Che c'è in cazzo a Perugia? Ma quindi com'è? Tocca fare le trasferte noi. Fai bene, senti, ma qua a Villa Gattopardo c'è la patata. A voglia! C'è la patata, molte sono accompagnate, però noi non ci schifiamo, non siamo gelosi. Poi. Momento selfie, scusatemi. Allora, noi siamo Radio R9, in questo momento tu sei live, in diretta per la nostra radio, però se tu vuoi vedere anche... Viva Radio 9! R9. Però se tu vuoi vedere questa intervista è semplice, basta cliccare mi piace sulla pagina Radio R9 e ti puoi rivedere. Quindi ragazzi, mi raccomando, per vedere tutte queste bellissime ragazze dovete venire da noi, dovete cliccare la pagina Radio R9. Ciao Nico, posso farti una domanda? Io so che sabato c'è una serata particolare, ce la vuoi dire in due parole? Matteo Borghi e Molella. Monella, un seratone. DJ Molella, il famoso DJ Molella. Di Radio DJ, se non erro. Come? Di Radio DJ? Monella. Sì. DJ M2O. Quindi un seratone, non vietato mancare, perché questa sera sono venute tantissime persone, ma sabato prossimo, ragazzi, non mancate alla serata clou di Villa Gattopardo. Sabato prossimo Villa Franceschiello 20 con Villa Gattopardo presentano la cena spettacolo con Matteo Borghi, che è la numero uno, a seguire DJ Molella in console.
Quindi non possiamo non venire a Villa Gattopardo. Ragazzi, mi raccomando, venite a Villa Gattopardo. C'è tantissima gente qui che vuole parlare. Dimmi. Io non parlo italiano, parlo solo spagnolo, francese. E parla, dici qualcosa in spagnolo. Un turista, mi fa piacere stare qua. Ti piace il francese? Dici buonasera a tutti quanti. Bonsoir a tutto il mondo. E questa sera facciamo un saluto a Francis. Bonsoir a tutte le mani qui a Villa Gattopardo. Un bacio da Maria Radio 99. Sempre qui ad Alba Adriati, al Villa Gattopardo. Ormai la pista fa i numeri, c'è tantissima gente che si diverte, che balla. Veramente questa serata Flower Power è stata un tanto, veramente ben riuscita, ma come d'altronde tutti gli eventi firmati Franceschiello Eventi. Purtroppo questa sera non siamo riusciti ad intervistare Francesco Marcellini, ma noi lo vogliamo ringraziare, sì, perché è un grande che riesce a fare sempre questi eventi bellissimi. Vorrei ricordare anche l'appuntamento di giovedì alla Playa, sempre Franceschiello Eventi, e sabato, ragazzi, ricordate questa data, sabato c'è la cena spettacolo con Matteo Bordo qui a Villa Gattopardo. Intanto noi continuiamo a divertirci, io vi saluto, ci sentiamo alla prossima volta. Ciao, Maria e Radio R9 da Villa Gattopardo.